Amici di pomeriggio, eccoci a un nuovo appuntamento con un ospite d'eccezione. Oggi con me, però a distanza, perché l'abbiamo in collegamento, Ivaldo Rulli, che insomma è il papà e il patron di Festival Adriatica Cabaret, che giunge nel 2024, signore, alla 24esima edizione. Quindi numeri importanti, Ivaldo. Ciao, benvenuto. Ciao, grazie a voi. Eccomi qua. 24 edizioni, cioè non vi siete fermati mai, una piccola pausa proprio nel pieno del Covid, ma insomma, recuperata alla grande. Noi abbiamo fatto un anno di pausa per il Covid, poi l'anno successivo però abbiamo fatto due edizioni, quindi 21esima e Infatti. 22, sì, quindi abbiamo recuperato per strada. Senti, parliamo un attimo di Adriatica Cabaret, questo festival che è un festival importantissimo. Sul palco di Adriatica sono passati veramente tutti grandi, tutti, tutti, Sì, tutti. ma parlare un attimo di Adriatica Cabaret è impossibile. Bisognerebbe parlare tanto tempo, bisognerebbe, perché Adriatica Cabaret è intrattenimento, è felicità, spettacolo, amicizia, è unione, è risata, è turismo, è ferie, vacanza, risa, amicizia. Cioè, praticamente è il contrario del Covid. Noi, il Covid ha dettato diciamo, il distanziamento sociale. Noi siamo per l'avvicinamento sociale. È chiaro che Adriatica Cabaret è diventato un punto di confluenza di tante espressioni dello spettacolo, del cabaret soprattutto, certo. Sì, perché insomma ospita comunque anche oltre ai cabarettisti, maghi, mimi, imitatori, insomma tanti grandi dello spettacolo. Registi, artisti in genere, ci sono stati tantissimi. Vabbè, sono 24 anni, per cui voglio dire, è tanto. Io ero un ragazzino quando ho iniziato a guardare Cabaret. Infatti, mi piacerebbe chiederti appunto di come è iniziata questa avventura con Adriatica Cabaret. Ma è nata così per un mio capriccio, perché io andai a fare un festival all'Erici. Tanti anni fa, riscontrai delle incongruenze basate sia sull'ospitalità che sulla regolamentazione del festival. Allora dissi dentro di me: lo voglio fare io il festival, però fatto come si deve. E così è nato il Adriatica Cabaret. Senti, tra l'altro sul palco di Adriatica Cabaret, che ricordiamo insomma a Lanciano, ha un'importanza, insomma una grande importanza, perché in questo territorio poi richiama artisti da tutta l'Italia, nomi importanti, e, per cui insomma è un momento importante anche per il territorio. Dato possibilità di espressione artistica a tantissimi talenti, sia collaborando con il laboratorio Zelig, sia anche con il nostro laboratorio, però voglio dire, tantissimi talenti sono venuti fuori alla ribalta e hanno avuto successo passando anche per Adriatica Cabaret. E poi è stata anche una pedana di riscontro per tantissimi artisti già consolidati, Pippo Frango, Orestes Lionello, Gigi Sabani, Pippo, Leo Amore Bullotta, ho Catano, Marco visto. Sotto, tantissimi. Sì, come infatti Giobbe Covatta, insomma, tantissimi, Teresa Mannino e poi tutti i protagonisti appunto di Zelig, che poi avendo risalto in televisione, voglio dire, conosciamo magari di più, ma poi tanti giovani, anche tante nuove leve, no, del cabaret italiano hanno mosso proprio i primi passi da voi. Tantissime nuove leve che poi sono diventate anche personaggi illustri, beniamini del pubblico italiano, Pablo e Pedro, Antonello Costa, ma tantissimi, tantissimi, Nino Taranto, cioè, Ali Vernini, Carmine Farago, Maurizio Sarri, tantissimi, tantissimi. Senti, ma io mi immagino che all'inizio, oggi Adriatica Cabaret è un marchio noto a livello nazionale, quindi insomma chiaramente non avrai difficoltà a chiamare i grandi nomi, così poi come abbiamo, anzi poi ricordiamo che il bando è aperto e quindi insomma è ancora aperto fino a maggio. E, Sì,
è diventato un riferimento e anche un punto di riscontro nazionale, perché molta gente che sente questo nome, questo festival, dice: ah sì, Lanciano, ci siamo stati in Abruzzo, è bellissimo, collegato anche con la costa dei Trabocchi, perché noi per 3 anni abbiamo realizzato il festival a San Giovanni in Venere, che è, diciamo, l'apice turistico della costa dei Trabocchi, un po' perché per scelta, un po' perché l'allora sindaco ci ha mandati in esilio, così, per delle divergenze sul lato politico, che per fortuna adesso il nostro sindaco non c'è più, e noi siamo tornati a fare il festival a Lanciano, perché io non tradisco il mio popolo lancianese. Sì, ma infatti abbiamo seguito le, insomma, così, le polemiche, che però sono inevitabili poi quando sono tanti anni di attività. Devo dire che insomma spesso possono accadere, però ecco, l'importante è che Adriatica Cabaret ha riconquistato il suo luogo. I sindaci cambiano, il festival va avanti. Senti, ma all'inizio, Ivaldo, è stato difficile, diciamo, riuscire, e come sei riuscito a creare un progetto così, di così ampio respiro? Perché gli inizi sono sempre difficili. Allora, c'è da dire questo, che paradossalmente non è stato difficile, per 2 ragioni. Soprattutto perché io non ho improvvisato un festival, in quanto io già da anni prima facevo delle rassegne di cabaret, facevo proprio delle vere e proprie rassegne, quindi già ero abbastanza conosciuto nel territorio per questa attività di svago, di ricreazione, di divertimento. Ma poi c'è da dire che, ripeto, paradossalmente ho trovato una grande solidarietà, un grande aiuto da parte del sindaco di Lanciano e anche degli molti sponsor che hanno creduto in questo progetto a giusta ragione, mi hanno sponsorizzato, mi hanno aiutato, e quindi è nato questo festival che è diventato meraviglioso. C'è da dire ancora in ultimo che questo è uno dei pochi festival di cabaret nel suo genere rimasto in vita in Italia. Sì, tra l'altro, ecco, diciamolo, perché non è facile, anzi è veramente intanto un fiore all'occhiello, e averlo qui in Abruzzo è un orgoglio proprio per l'intera regione, che ne trae proficuo vantaggio anche dal punto di vista poi turistico, perché ci sono tante persone che vengono anche da fuori a vedere il... È un momento di richiamo, un appuntamento annuale, anche un'occasione, una situazione per poter passare 2 o 3 giorni insieme di divertimento, perché noi siamo un festival che, oltre a somministrare grande buonsenso, risata, divertimento, diamo anche da mangiare e da bere, perché noi facciamo gli stand gastronomici chiaramente gratuiti, e la gente viene, mangia, beve, si diverte, ci stringiamo la mano, ci abbracciamo, e siccome coincide nell'ultima settimana di agosto, salutiamo l'estate dandoci l'appuntamento al prossimo anno. E infatti, voglio dire, questo binomio risate e enogastronomia, voglio dire, tu lo porti avanti anche durante l'anno, perché tra l'altro ho visto proprio poco fa i tuoi ringraziamenti ai tanti che hanno partecipato al veglione che avete organizzato lì diciamo nello spazio di Adriatica Cabaret, anche come, diciamo, evento per raccogliere fondi per il festival. Ma io ho un sogno nel cassetto ancora. Diccelo. Voglio che Rete 8 trasmetta integralmente tutte le puntate di Festival Nazionale di Cabaret, anche perché io ve l'ho date le DVD. Quindi mandate. Sì, ma infatti, guarda, già da questa settimana, già da questa. Non vogliamo altro. Adriano Cabaret vuole questo discorso, vuole somministrare ancora una volta al pubblico abruzzese, anche oltre, perché Rete 8 arriva anche alle Marche, alle Puglie, e questa splendida trasmissione, questo spettacolo grandioso, e ci fa piacere perché è bello, cioè ridiamo fiducia alla politica, ridiamo fiducia alle istituzioni, ridiamo. Bisogna ridere. Vai. Ivaldo, sei unico. Tra l'altro, di pomeriggio è molto contenta di ospitare su Rete 8, appunto, in questo contenitore, che è un contenitore sempre attento, diciamo, alla cultura, e alla cultura a 360 gradi, perché
molto legato, sono disponibile a Rete 8 e sono molto legato a questa emittente, che ritengo sia una emittente fantastica, una ricchezza culturale e sociale di tutta la nostra regione e anche oltre. Sono amico di voi, di tutti gli operatori di Rete 8, anche di chi purtroppo non c'è più. Ho sempre amato questa TV e quindi mi ritengo sempre un vostro umile servitore a vostra disposizione, vi voglio bene ed ecco per questo che vi ho detto: Adriano Gabbarè vuole sposare Rete 8 in questo progetto del festival, perché ritengo che sia un connubio originale e soprattutto naturale, spontaneo, deve essere. Assolutamente, assolutamente, siamo veramente d'accordo, tant'è che già da questa settimana i nostri spettatori hanno potuto vedere alcune insomma esibizioni proprio di archivio, di repertorio di Adriatica Cabaret, che tu ci hai gentilmente fornito, e quindi già si sono fatti delle belle risate, caro Ivaldo, ecco. Anzi, oggi, tra l'altro, la tua intervista andrà in accoppiata con una tua esibizione, perché ricordiamolo ai nostri spettatori, perché tu sei sì il direttore artistico di Adriatica Cabaret, ma sei anche un bravissimo cabarettista, un bravissimo artista, sei anche un medico veterinario di tutto rispetto, quindi quante vite! È un mio hobby, è un mio hobby. Io ho questo vizio di avere degli hobby, io ho tanti hobby, infatti a casa mia è diventato un obitorio, perché tanti hobby che ho. Siete simpaticissimi, vi voglio bene e sono contento di stare con voi. Molto bene, prima di salutarci Ivaldo, ricordiamo che sul sito web di Adriatica Cabaret, che trovate online, c'è ancora il bando per iscriversi al festival, alla 24esima edizione del Festival Adriatica Cabaret, e quindi dovete avere meno di 60 anni, perché ho visto una cosa, è aperto praticamente a tantissime tipologie di artisti, ma meno di 60 anni, è vero? Sì, sì. Ok. Se uno ha 61 anni, chiudiamo un occhio. Se avete 61, Ivaldo chiude un occhio. Quindi, sono nonno, sì, sono nonno. Ho già superato i 60 anni da un po'. Vabbè. Quindi bisogna cambiare il limite di età, Ivaldo. Però no, me l'hai sottolineato questa cosa, lo devo cambiare. Devi cambiarlo, Ivaldo. Bravo. Fino a 80, fino a che si ride, fino a che si ha la forza di far ridere, si può andare. Adriano. Suggerimento di Rete 8. Quindi il bando è aperto. Quindi digli a Luigi che non tutto è perso, se vuole può partecipare pure lui. Può partecipare anche il nostro Luciano Di Luigi, che è un fan di Adriatica Cabaret. Può partecipare, ecco, sì. Adesso glielo riferisco sicuramente. Quindi entro il 31 maggio, che è il termine, la scadenza, dopodiché ci saranno le preselezioni. Ci sarà il 23 e 24 agosto. Ah, avete già fissato le date, 23 e 24 agosto. Venerdì e sabato alle Torri Montanari di Lanciano. Quindi abbiamo recuperato le Torri Montanari come location d'eccezione per Adriatica Cabaret il 23 e il 24 agosto 2024. Vi aspettiamo, cari spettatori di pomeriggio, tutti lì per farci delle grosse, grasse risate. Invece gli artisti che vogliono partecipare alla kermesse hanno tempo fino al 31 maggio per iscriversi utilizzando il bando che è online sul sito di Adriatica Cabaret. Ho detto giusto? Brava, bravissima, hai detto tutto. Brava. E allora, caro Ivaldo, io arrivata a questo punto direi che ti saluto. Ma ti salutiamo dandoci l'appuntamento a agosto, perché ci tengo. Ma nel frattempo dando un appuntamento ai nostri spettatori con le trasmissioni dedicate a Adriatica Cabaret qui su Di Pomeriggio. Va benissimo, ci sarò, grazie. Ciao Ivaldo, buon lavoro. Ciao a tutti e un saluto da Adriatica Cabaret, grazie a tutti, ciao. Ridiamo fiducia a tutti.